Qualche minuto prima delle ore 2 è con noi in sala stampa Sua Eccellenza il prefetto Berardo Jensi. Il Partito Comunista guadagna rispetto alle elezioni dell'84 più 1%. Il signor Bruno ha presentato altri progetti, i progetti sull'Erminio, i progetti su Castelluccio, che vogliamo fare una casa protetta per l'ospitalità degli anziani. Si prevede altri progetti bellissimi. Questa cooperativa è gestita anche dal sindacato pensionato della CGIL, di cui vogliamo dare un grande aiuto agli anziani, alla gente che ha di bisogno veramente. La signora è sola, ha quattro figli, comunque è sola e quindi ha un grande bisogno di aiuto sia per la casa e sia soprattutto, infatti noi stiamo procedendo almeno per la pitturazione, quindi per una pulizia della casa. E niente, è sola e oltretutto è depressa. Abbiamo proceduto prima gli assistenti sociali e il geometra a delle visite domiciliari e poi tra tutte le visite domiciliari abbiamo selezionato i casi più bisognosi. Signora Di Martino, la sua casa era sicuramente in pessime condizioni e aveva... Troppo in pessime condizioni, niente, senza salute intorno, completamente malata. Cioè perciò di questi ragazzi ce n'era proprio bisogno? No, c'era una beccaria, c'era una cosa distrutta, una casa completamente buttata. Lei chiaramente con magari la sua pensione non poteva oltre che... La pensione è poca, che vuole, sono 500.000 lire ogni due mesi. In effetti le condizioni erano abbastanza pessime, in quanto avevamo, per quanto riguarda la pittura, era completamente screpolata e poi ci sono anche a livello di intonaco. Qua proprio manca il muro quasi. Sì, sì, a livello di intonaco completamente era malmesso. Comunque stiamo rifacendo l'intonaco e poi dovremmo pitturarlo con una pittura a tempera. Per quanto riguarda... Abbiamo questa stanza qui e abbiamo intonacato... E poi la cucina, diciamo, dovrebbe essere. Sì, abbiamo completamente intonacato la stanza e dovremmo ripitturarla anche per quanto riguarda le scale e anche per quanto riguarda il... dovremmo mettere una ringhiera, un parapetto. Passamano qualcosa perché diventa anche pericoloso. E inoltre... Se ci riusciamo, per quanto riguarda il soffitto che... Ha diciamo qualche così, problema, mi pare sì. Che le tegole sono ormai discostate e qualcuna è pure rotta, per cui qua ci piove pure in inverno, quando piove. E dovremmo cercare di ripararlo. Gianna Nobile. C'è un gruppo che si occupa della ricerca, quindi sono degli intervistatori che appunto hanno un questionario che praticamente ha lo scopo di rilevare quelli che sono i bisogni degli anziani. E poi c'è il nostro gruppo, che siamo in tutto 20, divise a sua volta in due sottogruppi. Ne abbiamo già visto uno al lavoro. Ci occupiamo proprio dell'intervento specifico nelle diverse case. Beh, insomma, i temi, il primo riguardava, possiamo dire, era attualità, riguardava la meccanizzazione del nostro tempo, che cosa provocherà. Praticamente molti dicono che l'uomo tende a creare le macchine sempre più simili a sé, mentre altri pensano il contrario. Gli altri temi, c'era uno riguardava il Giolitti, quello storico era sul Giolitti, e poi un altro adesso non ricordo qual era, quello sulla frase di Koppler, credo che sì, di Koppler. C'è stato qualcuno che ha fatto anche il tema sul Manzoni, poi non penso che ci siano stati altri che hanno fatto altri temi. E tu quale hai scelto? Il primo. Anche come è andata? Penso bene. Tu hai scelto? Anche il primo. A te manca a chiederlo, avrei scelto il primo. Si apriranno domani a Comiso i lavori del convegno regionale dei pubblicisti di Sicilia organizzato dalla sezione provinciale della stampa di Ragusa. Interverranno ai lavori il segretario nazionale della Federazione della Stampa Giuliana Del Bufalo, il segretario regionale del presidente dell'Associazione Siciliana della Stampa Mario Petrina e Etrio Fidora, il presidente del Consiglio regionale dei giornalisti di Sicilia Mario Vannini, il presidente della Casagit Orlando Scarlata, nonché alcuni componenti della giunta esecutiva nazionale della Federazione della Stampa. I lavori inizieranno domani pomeriggio alle 16 e si concluderanno nella mattinata del giorno successivo. Tra i temi affrontati c'è quello del ruolo e della funzione del pubblicista nella redazione dei giornali e delle TV private. Il convegno si svolgerà nei locali del Centro Servizio Culturale in piazza Fonte Diana. Da Comiso, Antonio Brancato, Telenova. Don Mario Cascone qui al mio fianco. Sì, questo libro l'abbiamo voluto presentare nell'ambito dei festeggiamenti di San Giovanni, anche perché
in un certo senso è dedicato anche alla città di Vittoria. Già in copertina si può vedere la foto dei tifosi del Vittoria. Mi sono sforzato in questo lavoro di conciliare i valori formativi del tempo libero con l'educazione ad atteggiamenti di pace come l'autocontrollo, la disciplina, la solidarietà, l'armonia del proprio essere, la gratuità, la capacità di fare festa, tutti atteggiamenti che si possono sintonizzare bene fra queste due realtà. Silvio Spaccesi è un attore di fama, direi internazionale, è un attore... Oggi era di fame, ma ho fatto pranzo con Casconi, sto a posto. Non l'ha fatto mangiare bene allora? L'ha fatto mangiare bene, perché io sono un ammiratore del vostro Mario Casconi, questo è un grande poeta, è un grande pensatore, è un autore, può inventare anche un'anima, don Mario. Vittoria, facciamo il segno di Vittoria perché tutto il mondo fa la V, la ventesima consonante è la vostra, eccomi qua. Allora, un saluto ai nostri telespettatori. Ai telespettatori di Telenova, venite a divertirvi, ricordatevi, perché noi ci ricorderemo sempre di questa deliziosa città. Volevo sottoporre alla funzione del Consiglio un telegramma fatto per venire all'amministrazione provinciale il 17 agosto. Tutto sommato hanno ragione. La differenza è che il progetto della questa sospensione è avvenuta un mese prima alle gare delle altre province e quindi ci sono telegrammi fatti in direzione di revocare. Ritenero nei confronti dell'assessorato alla sanità, in cui le tre presidenti della nostra provincia sono state penalizzate. E essendoci quasi scrollati di queste responsabilità, abbiamo lasciato un po' la nave della sanità in balia agli altri, che può esprimere e dare il suo peso nel esprimere un intervento ben preciso. La grave fa sentire quanto sia grande anche il peso per le popolazioni colpite, per la gente colpita da questi bisogni. I problemi che ci hanno spinto a fare questa manifestazione sono moltissimi, cioè mi spiego a dire dei problemi chiare, nel senso che non abbiamo una garanzia a livello di questa TBC, di questa brucellosa, non ci sono dei vaccini, non esiste, che dicono che non esiste una cura, non esiste una prevenzione per il futuro nostro, perché giustamente oggi si dice di abbattere e abbattiamo, ed è giusto che si abbatta se effettivamente l'animale è infetto di TBC. Però noi allevatori, se dobbiamo continuare a fare l'allevatore, vogliamo delle garanzie serie, che effettivamente abbattendo oggi, domani ci dicono insomma che non succede un'altra volta lo stesso caso che sta per succedere oggi. Come oggi adesso si sta per fare non un abbattimento, ma è un massacro sia degli animali e altrettanto anche dell'umanità, perché non è giusto massacrare tutte queste bestiame senza sapere di che cosa avviene questa malattia. Aspettiamo che il futuro cambi. Oggi la situazione in campagna sta diventando troppo tragica. Se non si cambia, i giovani siamo costretti ad andare proprio via. Dove? Dove la disoccupazione aumenta. Alle liste di collocamento, che la disoccupazione vediamo che è salita e sale. Perché? Perché proprio l'agricoltura anche sta andando di male in peggio. Non c'è un piccolo aiuto dallo Stato, non c'è nulla, perciò aspettiamo qualcosa, certo, aspettiamo che un avvenire diverso. E buttarci in mezzo alla strada, tutta questa gente per me non è umana, non è una cosa umana, è una cosa ingiusta.